Il nuovo corso della Vibonese, che parte da quest'anno, vuole essere un dialogo costante e coinvolgente con la tifoseria e tutto il territorio. La prova concreta della svolta data con l'arrivo del nuovo direttore generale Antonello Gagliardi è stata la presentazione ufficiale della squadra, data in mano ad un allenatore giovane ed ambizioso come Antonio Boucher, protagonista vincente nelle giovanili dell'Empoli. È stata una serata di forti emozioni che ha riempito la tribuna del Luigi Razza, che ha risposto con entusiasmo ed un tifo già caldo. La società dal canto suo non si è fatta mancare nulla, compreso l'ospite d'eccezione, l'allenatore di grande esperienza come Serse Cosmi, ed arricchendo la serata di momenti intensi, travolgenti grazie alla musica di qualità offerta dagli Eufrasia, emozionanti con la sfilata delle vecchie glorie rosso-blu che hanno riportato alla memoria stagioni epiche e ricordi indimenticati, e poi l'entusiasmo dato dai ragazzi e dallo staff del settore giovanile e la scuola calcio, fino ad arrivare al momento culminante della presentazione della rosa della prima squadra chiamata ad affrontare un impegnativo campionato di Serie D. Speriamo che questo entusiasmo che abbiamo acceso resti acceso e non si spenga durante il campionato. Noi ce l'abbiamo messa tutto, come hai visto, anche per riportare la gente, riportare le vecchie glorie. Questa sera ci saranno tante sorprese, avremo Dallari, Cosmi, ma avremo soprattutto chi la Vibonese l'ha vissuta nel corso degli anni come le vecchie glorie, a cui teniamo tanto, perché riportare allo stadio gente che non veniva da tanti anni è quello, secondo me, il successo di una società come la nostra. E poi le ultime operazioni di mercato che danno una fisionomia precisa alla squadra. Sì, abbiamo cercato di equilibrare maggiormente la squadra, è una delle squadre più giovani del campionato, ma diciamo è una squadra equilibrata e competitiva. Diremo la nostra sicuramente. Soddisfatto e visibilmente emozionato il presidente Pippo Caffo. Mi fa veramente grande piacere, come grande entusiasmo. Devo ringraziare i nuovi soci che stanno, diciamo, stanno dando tanto.